è lo scavo stratigrafico cittadino più esteso in assoluto in Europa, almeno degli ultimi 50 o 100 anni. Ed è uno scavo stratigrafico fatto secondo diciamo, la carta dell'archeologia, quindi molto canonico dal punto di vista esecutivo, cosa che ha potuto mettere in luce non solo quello che vedete, ma gran parte di quello che non vedete. Con la Commissione Trasporti del Comune, presieduta da Gaetano Simeone, le nostre telecamere sono scese questa mattina nei cantieri della linea 1 metropolitana di Piazza Municipio, in esercizio dal 2015 con l'uscita su Via Medina. È il nodo trasportistico più importante per la città, perché sede di interscambio tra linea 1, linea 6 e le vie del mare, con un'uscita che condurrà direttamente al porto. Un progetto immenso per superficie e valore del patrimonio archeologico recuperato, affidato dato agli architetti portoghesi Alvaro Siza ed Edoardo Souto de Moura, che ha inseguito la storia della città modificandosi man mano a seguito dei ritrovamenti emersi dagli scavi. Accompagnati dagli ingegneri che per conto del Comune e della Metropolitana di Napoli seguono i lavori, abbiamo effettuato un sopralluogo all'interno del cantiere che ha interessato una superficie di circa 60.000 metri quadri e sottratto al sottosuolo un volume complessivo di 250.000 metri cubi. Finora è rimasto un po' fermo alla parte archeologica del porto, che ultimamente è stata in buona parte finanziata, e quindi ora è iniziato anche il completamento della rampa nel porto. Le opere d'arte sono già in questa stazione, l'opera d'arte principale è la storia della città e quindi l'archeologia. Una grande opera è stata già inserita, che era il video affresco della Rovner, probabilmente nel corridoio ci sarà una seconda installazione artistica che completa, diciamo, la parte della arte, perché questa è la metropolitana, come dico sempre, delle tre A, quindi arte, architettura e archeologia. Dopo l'apertura di Via Medina, nel corso dell'anno saranno inaugurate anche le uscite verso Palazzo San Giacomo prima e poi Via De Pretis. Seguiranno nel 2018 l'uscita al lato Maschio Angioino ed infine quelle del porto, che richiedono ulteriori finanziamenti necessari anche alla messa in esercizio della linea 6 prevista per il 2019. Apriremo man mano a pezzi, logicamente, le varie uscite della città. Entro questo primo semestre si aprirà l'uscita verso Palazzo San Giacomo, poi quella di Via De Pretis, e con l'anno prossimo si dovrebbe aprire verso la fine del 2018 la parte verso il porto, quindi il mare. Oltre alle opere infrastrutturali, oltre alle belle stazioni, egregio Presidente De Luca, abbiamo bisogno dei treni, perché i ritardi che noi accumuliamo per i trasporti, per i collegamenti, i trasporti pubblici, è perché mancano i treni. Napoli ha, provincia di Napoli, 3 milioni e mezzo di abitanti e nel circuito cittadino viaggiano giornalmente 5-6 milioni di persone. Poi non ci lamentiamo se poi Napoli è sempre ingolfata dal traffico. Sappiamo con chi prendercela. Per la realizzazione della stazione in municipio sono stati stanziati complessivamente 160 milioni di euro, ai quali se ne aggiungono ulteriori 128 per il completamento della tratta che collega Dante a Garibaldi.